Amiche e amici di Instagram e di Facebook e YouTube e non solo, nuovamente con noi, sono felicissima che tanto vi sia piaciuta la prima intervista fatta a Luisa Corna, una grande donna, una grande artista, e quindi nuovamente è qui con noi. Grazie Luisa. Ciao Sonia, rieccoti, mi fa piacere Rieccoti. ritrovarti. Ciao a tutti. Allora, ho raccontato di te nella nostra prima intervista e sono certa che chi ci sta seguendo già tutti ti conoscono. Tra l'altro, tu sei anche molto impegnata in molte altre cose nella tua vita, vero Luisa? Abbiamo un pochino accennato anche di ascoltare la prima intervista. Sbaglio, tu sei anche impegnata in, diciamo così, impegni di tipo sociale? Ho letto qualcosa sui social. Diciamo sì, sono vicino ad alcune associazioni che seguo da anni, con le quali insomma cerco di dare il mio piccolo contributo. E, diciamo faccio poco e vorrei sempre fare di più, ecco, però mi fa molto piacere stare vicino, insomma, a situazioni vere, reali, che riescono a creare e a risolvere, no, dei problemi che ci sono purtroppo anche all'interno della nostra società e ad aiutare diverse persone. E anche pochi. Dopo, prima di salutarci, ti vorrei chiedere se è possibile sapere in anteprima o se già l'hai detto quale sarà il nome del tuo prossimo album, insomma di Sì. tutte le nuove proposte lavorative che stanno arrivando. Prima invece volevo condividere con te un pensiero. Io ultimamente, per scelta, ho intervistato molte donne, per esempio anche Joss Squillo, che tra l'altro, amiche e amici, deve ancora andare in onda l'intervista che parla di musica con Joss Squillo. Joe mi diceva che oggi come oggi è molto difficile in questo mondo, con questi tempi, con queste, diciamo così, caratteristiche anche del mondo musicale, poter riuscire a fare musica e a fare una buona musica. Qual è il tuo punto di vista da artista completa quale sei, Luisa? Ah, io credo buona musica si riesce a fare perché quello spetta a ognuno di noi naturalmente, quindi a musicisti, a cantanti, a cantautori, quindi quello si riesce. È più difficile nel senso che è tutto molto veloce, tutto viene magari consumato, no? Non c'è la possibilità quindi di investire il tempo, di far crescere magari gli artisti. E poi oggi magari in radio c'è un certo tipo di prodotto, mettiamola così, che viene sponsorizzato. Magari altri generi musicali che vengono chiamati di nicchia, rimangono un po' in disparte, ecco. Ma non pensi anche che sia anche troppo cambiato il gusto musicale di queste nuove generazioni? Beh, sì, c'è stato proprio un gap generazionale, assolutamente. Però questo è quello che dettano i giovani e quando parlo di giovani parlo dai 13enni ai 20enni, massimo 25. Però c'è anche un'altra fascia di quella che sta di mezzo che invece magari amano anche un altro genere musicale, la melodia o comunque il jazz, il blues, La bella insomma altre forme musicali. E quindi credo che sarebbe importante avere la possibilità ognuno di proporre, no? Diversi generi musicali, perché poi noi in Italia siamo forti anche nella parte dei cantautori, assolutamente. cantautorato, sì. E quindi magari quello viene seguito magari da un pubblico, non dico più grande, perché magari si parla di 40 anni, 30, 40, insomma. Certo. Luisa, io ho fatto la scelta di allontanarmi, poi non si sa mai nella vita, da quello che è il mondo televisivo in genere, no? Quindi tutto ciò che comunque è trasmissioni televisive, per non parlare dei reality. Sono certa che anche te probabilmente hanno chiesto più volte di partecipare a qualche reality, anche a me puntualmente, e io per scelta non lo faccio. Visto che è una domanda ricorrente che tutti mi fanno, se qualcuno dovesse chiedere a Luisa Corna, invece, perché io do la mia risposta, Luisa, ma perché tu, che oltre che essere una bravissima artista, sei anche un importante personaggio pubblico con una bella popolarità, eccetera, in qualche modo non scegli di essere presente nel mondo televisivo partecipando o a un reality o a qualche cosa? No, guarda, in televisione, devo dire, la TV poi mi ha dato tantissimo. Mi fa piacere ritornarci quando c'è qualcosa da proporre, ci vado, lo faccio molto volentieri. Allora, tipi di programmi che io ero abituato un po' a fare, quindi diciamo i varietà, oggi magari, sai, non si fanno.
E quindi andare in un reality, io sinceramente non me la sentirei, non mi sento, mettiamo così, adeguata, soprattutto in questo momento della mia vita. Forse magari se me l'avessero chiesto prima, chissà, magari ci avrei anche pensato, però oggi sinceramente non mi vedrei, credo che mi troverei a disagio e fuori luogo. Eh sì, è quello che in genere rispondo anch'io. Troppo spesso pensano che, cioè, spesso è una scelta quando si decide di non frequentare più, quindi anche per me sono più o meno queste le motivazioni. Torniamo al tuo album, Luisa, Sì. di quando esce, che cosa contiene, non so se hai già divulgato il titolo di questo album o se preferisci tenerlo ancora, insomma, in stand-by. Allora, guarda, adesso c'è il singolo che si intitola Senza un Noi, che è essenzialmente una canzone, sì, d'amore, che però parla di un amore totale, un amore grandissimo, un amore di quelli che sopravvive, no? Al di là del È tempo, al di là delle autobiografico? distanze. Com'è? È autobiografico? Forse. No, non è autobiografico, non è scritto da me, è scritto da Riccardo Brizzi, con l'arrangiamento di Cesare Chiodo. Però diciamo che quando i sentimenti sono forti, in un certo senso comunque rimangono, perché insomma portano con sé quella grande forza, sono dei tornadi. E contiene, secondo me, questa canzone, come posso dire, un aspetto di grande gioia, di grande positività, pur parlando, diciamo, di una situazione che è svanita. E questo brano preannuncia l'album che uscirà a fine mese e che ho intitolato Le cose vere, ma proprio perché, come ti dicevo, questo brano mi rappresenta e sono le mie cose vere, quelle che mi appartengono. Bello, molto bello. Luisa, come tu giustamente hai detto in apertura dell'intervista che abbiamo fatto nei giorni scorsi, hai detto buon 2021 perché alla fine abbiamo appena iniziato l'anno. Io vorrei Esatto. salutare chiedendoti se tu potessi fare un augurio per questo nuovo anno a chi ci segue e poi un augurio per te. Certo. Beh, io quello che posso augurare è che siccome abbiamo perso del tempo, no? Per la nostra vita, per quello che volevamo fare, per tutto, mi auguro che tutti noi possiamo ritrovare il tempo perduto. E Bello. lo possiamo riutilizzare nel modo migliore per poter realizzare quello che desideriamo, almeno un Bello. desiderio appieno. E Bellissimo. E per te? per me, io mi auguro, guarda, mi auguro che questo CD possa riscontrare l'attenzione del pubblico. Questo mi auguro. Bello, te lo auguriamo con tutto il cuore perché te lo meriti. Grazie Sonia. Grazie Luisa, grazie Grazie. tantissimo, in bocca al lupo per tutto e grazie per essere stata con noi. Grazie a te, grazie a tutti voi che ci state ascoltando. Ciao. Ciao, ciao Luisa. Ciao Sonia. Ciao.